Sul mio futuro io ho già risposto. Nel momento in cui ho voluto fortemente non uno, ma 2 anni di contratto, è perché reputo che sia opportuno fare un certo tipo di progetto. E le condizioni per fare questo tipo di progetto sono state esaltanti quest'anno perché abbiamo costruito una squadra come la volevamo. E stiamo raggiungendo tutti i nostri obiettivi, cioè quello di fare una squadra comunque di ragazzi che dovevano avere un certo tipo di crescita e la stanno avendo, che potrebbero puntare per qualcosa di importante e siamo in corsa. Quindi fino adesso è tutto perfetto. Credo che la grande certezza del Vicenza sia il suo allenatore, un allenatore molto bravo, molto preparato. E probabilmente quello che mi fa più paura di Vicenza è il suo allenatore, nel senso che è uno che è in grado di creare parecchie difficoltà agli avversari perché legge e studia molto bene gli avversari e sa come contrapporsi. In questo momento siamo la terza forza del campionato e dobbiamo dimostrare di meritare questa posizione. Quindi siamo molto concentrati, siamo consapevoli del fatto che non possiamo sbagliare l'idea. Che non sarà una partita difficile, però dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che se ci sono un tot di punti di vantaggio, una risposta ci deve essere per forza, quindi, però poi lo dobbiamo dimostrare sul campo. Poter Campagnaro ci saranno a Cagliari. Ma io sono fiducioso, soprattutto per Campagnaro, sta bene, ha ripreso ieri, la zona che era interessata è pulita. E quindi penso che possa, non lo dico con certezza, non lo dico al 100%, ma ci sono ottime chance che possa essere disponibile. Coda, non lo so, si tratta di lui ha preso una forte contusione, ha un ematoma, quindi dipende da quanto tempo ci mette a assorbire questo ematoma, perché lì è proprio una questione di, essendo sul costato, un semplice movimento fa male. E quindi, però non credo che sia una cosa lunghissima, penso che anche lui possa forse essere disponibile.